qua. Eh sì, è un buco vero e proprio. Beh, adesso allora possiamo, potremmo anche andare agli altri sacrari, giusto per poter togliere le puntine. Anche se vede vicino alla montagna una cosa del cielo, no? Oh, e questo cavallo è davvero bellissimo. Un cavallo come questo sarebbe davvero il massimo per me. È tutto tuo. Sul serio? Vuoi davvero separarti da un cavallo così meraviglioso? Grazie, allora c'è ancora qualcuno capace di gesti gentili. No, ma noi vogliamo un appuntamento, eh. Non sai quanto mi ha fatto felice. Che bello, gli metto subito la bardatura. Bardatura. Proprio così. Se possiedi un cavallo, puoi fargli indossare una bardatura. Quando un cavallo ha la bardatura, puoi collegarlo a un carro o a un oggetto da trasportare. Ah, ecco cos'è. Se accumuli abbastanza punti stallaggio, puoi ottenerne una come ricompensa. Dammi solo un secondo. Ed ecco fatto. Grazie ancora. Che bello. Anche in tinta quasi, cioè voglio dire, chi l'avrebbe mai detto che quel pezzo di legno malandato si sarebbe trasformato in un carro così bello? Quindi possiamo costruire anche noi un carro? È questo che ci sta suggerendo. E per far che cosa esattamente? Boh, magari ci sarà una missione più avanti che lo richiede. Ti sono molto riconoscente, avere un carro proprio è il sogno di tutti quelli che lavorano nei stallaggi. Lascia che ti lasci, che ti dia un segno di gratitudine. Non ho molto denaro. Dopo aver comprato il carro. Hai comprato o l'hai fatto? Ma ecco tutto quello che ho. È il minimo che posso fare per la tua gentilezza. Non fare complimenti. 100 rupia. A proposito, ma tu come ti chiami? Link, eh? Beh. Allora, in avanti, mio amato caro si chiamerà Linkoz. E lo chiamerò così per sempre. Bello. Sono orgoglioso di questo. Anzi, sarebbe bello se ogni tanto venisse a trovare me e Linkozzo in futuro. Eh sì. Ah, ok, allora sei. Dai un. Ma noi siamo veramente dei nani, eh. Cioè, ma Link è un nano. Allora, me lo dai, sta bardatura. Ottieni i premi. Ok. Bardatura tiro. Ma pensavo. Non ha dato uno all'inizio e uno per registrare il cavallo. Non erano due necessari. Ah no, mancavano due. Ok. Va bene. Allora andiamo. Facciamo così, andiamo prima nella grotta. È finito Bianchino? Perché è andato là dietro? Cos'è andato a fare i bisognini? I cerchi nel grano sembrano più che altro. Tosta. Mi
c'è un fiore bomba. Ehi! Ok, è affogato. Qua come facciamo? Usciamo così? Cavolo, cavolo, cavolo. Qua, 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 qua. Ah, perché eravamo corti di vigore. Solo che ero preoccupato. Là c'è un altro di quei... Quello che erano messi per attirare l'attenzione. Voglio andare avanti a Jedi Survivor, ma... velocità scalata, buono. Ma... per ora voglio giocare un po' questo. Oggi è domenica, domani andrò avanti con Survivor, magari. E questo, ovviamente. Allora, vediamo un secondo... Corno di Obroblin. Sì, un obrobrio, infatti. Guardalo lì un altro di quelli. Però se mi cade in acqua e... e lo perdo... come prima, non è il massimo. Adesso sono impegnati a fare una grotta credibile, diciamo, nel senso come forma è particolare, no? Allora ormai è scappato. Qua. Ma è la stessa. È la stessa. Quindi? Dov'è questo rospo spettro? C'è un ingresso lì magari? Questi qui come facciamo ad attaccarli? Perché là abbiamo usato dei fiori bomba, questi poi usciva l'occhio e attaccavamo molte volte l'occhio, ma qui sono attaccati così e non... no, non c'è un ingresso. Ah, ti ha rubato l'acqua. Vabbè, stava rompendosi. Vabbè, niente, dai, non so qua.
Parlava dello spettro, ma io chi dirò spettro non l'ho visto. Lo lasciamo in sospeso, nel senso tanto c'è il segnalino, c'è. Comunque alla fine è la stessa cosa. Comunque i nostri 5 qua ce li abbiamo, 5 speroni ce li abbiamo comunque. Andiamo da Impa. Oh, è bello vederti in un posto come questo dopo così tanto tempo, Link. Che sguardo. Ho sentito che eri scomparso per un po', ma la cosa importante è che ora tu stia bene. A proposito, è Zelda, volevo dire la principessa Zelda. Come dici, non è stata ancora trovata. Dobbiamo assolutamente continuare a cercarla, allora. Link, quando la principessa Zelda è scomparsa, mi sono interessata a questi disegni giganti apparsi sul terreno proprio nel momento in cui c'è stato il cataclisma. A quanto pare ne sono apparsi in tutto il mondo. Ora viaggio insieme a Vogado per vedere questi geoglifi. Oh, si chiamano geoglifi quelli di Nazca, non mi sembra. Ma da così vicino non riesco a studiare la sua interezza, perciò ho pensato un modo per poterlo osservare dall'alto. Bruna mi ha dato un mezzo per salire in cielo, si chiama aeroglobo. Purtroppo il vento l'ha trascinato via e il pallone si è staccato. È una mongolfiera. Con legno sotto. Ho pensato e ripensato a un modo per riattaccarlo alla base, ma non mi è venuto in mente niente di utile. Ok, se mi dà il pallone. Ah, eccolo qui. Allora. No, in realtà non devo usare il compositor, ma questo. Allora, vediamo un attimo, provo di prenderlo di qua. No. Ma è l'aeroglobo, me l'hai riparato, ti ringrazio di cuore, Link. Ma che ne dici, vuoi venire con me a vedere il geoglifo? Andiamo. Allora avviamoci subito. Scusami, Link, potresti occuparti tu di sollevare in aria l'aeroglobo? E il macinino ci solleva? Se accende un fuoco qui, l'aeroglobo dovrebbe iniziare a sollevarsi. Quando sei pronto possiamo decollare, va bene, ok, c'è il fuoco qua. E la torcia. Non abbiamo una. No, mi sa di no. Questo? Spada di Zonanio. No, ecco qua. Ok. Ah, è un coso. Oh, certo che siamo proprio in alto ora, eh. Ho un po' di vertigini. Ma adesso il geoglifo si vede benissimo. Ed è tutto grazie a te, Link. Devo essere sincera, nelle cronache del villaggio c'erano già degli accenni su questo geoglifo. I testi dicono che gli antichi raffigurarono ciò che videro in enormi geoglifi disegnati vicino alle lacrime del drago. Ma cos'è questo? Ma cos'è che videro gli antichi? Vicino alle lacrime del drago. E non posso muovere la telecamera. Ancora non capisco cosa si intenda con queste lacrime del drago.
Se davvero vabbè, la lacrima che abbiamo visto all'inizio, magari. Se davvero i geoglifi furono disegnati vicino alle lacrime del drago, significa che potremmo trovare una di queste lacrime da qualche parte intorno al geoglifo. Cos'è un minigioco? Potrebbe anche esserci degli indizi sulla principessa Zelda. Secondo me dovremmo indagare insieme. C'è qualcosa del geoglifo che ti incuriosisce? Potresti saltare direttamente da qui usando la paravena. Non preoccuparti per me, posso atterrare benissimo da sola, sei sicuro? L'occhio? Non si capisce bene. Poi sono... Ma no, ma cos'ero così in alto? Insomma... ma mi sembrava di essere in basso. Vediamo. Comunque sì, l'occhio, a quanto pare l'occhio. Ma no, bisogna rifare tutto. Io non so, boh. Così a me sembra di essere abbastanza in basso, invece meglio non fidarsi di nuovo. Adesso, ok. Reagisce col guanto. Ricordo. Sono i ricordi questi. Un ricordo di Zelda, di quello che è successo a Zelda. Guarda. Oh, poveretta. C'è una capra, una pecora, l'altra è normale. L'altra è una specie di elfa silvana. Ma dove sono? Non volevamo spaventarti. Perdonaci. Mi presento. Io sono Sonia. Sonia. L'H. E tu invece? Come ti chiami? Io sono la figlia di Re Rohan di Hyrule. Mi chiamo Zelda. Che risposta inaspettata. Specifica. Il regno di Hyrule è stato fondato da noi due. Mi sembra bizzarro che ci sia un altro re. Voi due avete fondato Sono gli stessi Hyrule. sacrari, E no? voi siete il re. Sì, io sono Raul, sovrano di queste terre. La regina Sonia e re Raul. No, non può essere. Questo è il terzo. Ma dove mi trovo? Dopo essere scomparso nelle profondità del castello, Zelda si risveglia al cospetto di due persone che si fanno chiamare Re Raul e Regina Sonia. Zelda è turbata, quei nomi sono stranamente familiari. Come al solito iniziamo non dal primo.
Inca, sembri pensieroso, che succede? Incredibile, hai avuto una visione simile a un sogno e nella tua mente sono apparse strane immagini. Nella visione c'era la principessa Zelda. I geoglifi, le informazioni nei libri, le lacrime del drago e ora dici di aver visto la principessa Zelda. È possibile che tutte queste cose siano collegate? Dobbiamo continuare a esaminare i geoglifi, potrebbero fornirci degli indizi per ritrovare la principessa Zelda. A proposito, i nostri libri parlavano di geoglifi anche al Tempio Dimenticato. Dimenticato è quello che avevo fatto uno degli ultimi sacrali nella vallata, che erano pieni di guardiani, tra l'altro non ne ho visti. Eh sì, Tempio Dimenticato si trova sul fondo di una gola nella regione di Ebra. Penso che dovremmo visitarlo, a meno che ci sta suggerendo semplicemente comunque il prossimo. Secondo i testi, nel tempio dimenticato c'è qualcosa a che fare con i geoglifi. Il tempio sotto, ok, si ripete. Va bene. Ma questo invece cos'è? Cos'è la marcia? L'armata Brancaleone, cos'è? Non mi piace quel tipo lei, mi sembra un po' troppo grosso, ci one shot di sicuro. Ma non solo a 4, mi sa che ci one shot anche con 8 cuori. Ok. A noi serve la torre. Stavo guardando se quell'isola si muoveva, ma no. Era un effetto della nuvola. Allora, prendiamo finalmente questo. Cadute mortali. Grazie, non sapevo cosa fossero. Fluttuazioni. Questo è tosto come. Nel senso da gestire. Ma pare che sì, no, ma in teoria sono le texture che fanno quell'effetto lì, ma. È piatto comunque. Ok. Sì, ma. Costruire una mongolfiera. Nel senso che queste qui può stare sulla base. Non credo. Questa è la mia perplessità. A meno che non. Proviamo a vedere un attimo. Intendo dire che questo quadro deve stare un po' più sollevato, no? E se lo metto qua, poi piglio questo. Basta così? Basta tenerlo vicino? Aspetta un attimo. No, che veloce! Ah, però. Allora, aspetta un attimo, dobbiamo avvicinarci. No! Ce la facciamo? No! Cavolo.
bisogna... Ha incendiato, cavolo. Come potremmo fare? Ah, si è ripristinato, ecco, mi stavo domandando in effetti cosa sarebbe successo. Allora... Potrebbe bastare una torcia. Basta una torcia, la teniamo in mano e la mettiamo via. Può essere. Beh, in teoria è meno pericolosa. Però non so se... Vediamo. Basta la torcia, sembra. È andato a fuoco tutto. Ah. Ok, bisogna schiacciare... Imitiamo quello che c'è laggiù, no? Ma adesso si chi... Vai, vai, vai! Ma che posto? Stanno tornando le sfere. Dobbiamo... Stavolta si possono prendere le sfere. Come facciamo? Se la attacchiamo sopra e la porta su, ma dopo... Vabbè, aspetta. In teoria poi possiamo afferrarla. Ma no. E no, un problema di prospettiva. Adesso non si resetta. Ragazzuoli, non... Ah, ok, c'è una qua però. Io voglio attaccarla. Ok, così dovrebbe andare. Attaccare. Ma dove è la fiamma? Non c'è la fiamma. Adesso. Temo che sia un po' distante. Vediamo se riusciamo a raggiungere...
prima di fare. Però c'è qualcos'altro di qua. Questa è gigantesca. Cosa vuol dire questa? Trovare questa qua. Eh sì, sì, c'è una certa animazione la mongolfiera, perché in realtà è, non è simulata, credo che siano, non saprei qua. Ah, tra l'altro è rimasto. A meno che... Allora facciamo una prova. Il dubbio, ho detto, sembra la stessa dimensione, ho detto, non è che, e se la metto dentro, no, dove dovremmo trovare questa sfera grande? Quello che dicevo, sembra che per la stessa dimensione della mongolfiera, no? Guardala là. Guardala là, è nascosto dietro la parete, ecco perché. Però... c'ho l'idea, dicevo. Allora, prendiamolo su questo affare. Ok, ma... No? Ok, riusciamo a spingerla da... diciamo, a guantarla da sotto... di questa. È ignifuga. E la fa. È un troppo distante ormai. Lentamente a salire, però lo dico, la mongolfiera è proprio ignifuga. Ok, vediamo,
teoria dovremmo poterlo fare da qua. Lasciamolo proprio sotto il piano, che così. Non usciamo. Ok. Mi sto domandando se non interferissero i... Vediamo cosa prezioso che c'è. Cosa stai fatti caccia per un'opale? Abbiamo 3. Avendo il cavallo, no, ma dobbiamo fare comunque le scalate, quindi anzi adesso non abbiamo nemmeno quel potere là, quindi è meglio prendere il vigore un attimo. Quindi prima di proseguire, cos'è? Quella struttura lì è un po' sospettosa, no? In teoria pare che non ci serve da sfruttare per salire.